Oddio, Buffon ha salvato Capra e cavoli con una parata di quelle che me ne da ride, perché veramente pensare che Buffon ci abbia 42 anni, ha fatto un colpo dei reni che se lo faccio io me ne è lasciatica per un mese, e Buffon a 42 anni ha fatto un colpo di reni che ha salvato tutto su una rovesciata. Impressionante veramente quello che è successo stasera di Juventus Bologna, Juventus che conquista i 3 punti, se ci rimaniamo in vetta alla classifica indipendentemente, 2-1, gol numero 701 di Cristiano Ronaldo, gol di Pjanic, che ormai segna più Pjanic che veramente segna più Pjanic che gli attaccanti, segna più lui veramente in una maniera impressionante, ma la cosa più importante è che finalmente abbiamo assistito a due prestazioni che nelle pagelle probabilmente mi faranno commuovere veramente, perché io già mo sto a piangere, perché finalmente Bernardeschi e Rabiot mi hanno regalato una gioia fisica e mentale. Bernardeschi nel secondo tempo finalmente un po' di cose utili, nell'analisi tattica lo dirò, bella prestazione, è stato vivo almeno, non ha fatto cose, però devo dire che dal punto di vista tattico è stato importante. Rabiot, figlio mio, finalmente qualcosa, nel senso un po' di energia, un po' di vitalità, un po' di grinta. Rabiot pare che sembrava il figlio sfigato de Zidane, invece adesso sembra un pochino più in panciolle, diciamo, sembra un pochino più, no, in panciolle, proprio più a suo agio all'interno del sistema della squadra. Poi il resto, la Juventus praticamente il secondo tempo ha giocato a una porta sola, nel senso che credo di aver contato 22 tiri, 21 tiri forse in porta, di cui almeno una decina nello specchio della porta, quindi abbiamo fatto una prestazione secondo me più che buona. Solo che negli ultimi minuti praticamente è successo di tutto, perché c'è stato questo cross all'interno dell'area, De Ligt salta, prende la palla col gomito, e ne parleremo, e come se ne parleremo, cazzarola se ne parleremo, e poi in fondo c'è sta l'animo del romantico, del supereroe, dell'eroe senza macchia, senza paura, c'è sta l'animo di Gigi Buffon, che ha fatto veramente un qualcosa di impressionante. C'è questo calcio di punizione, se non sbaglio, il Bologna, una traversa che trema ancora ora dopo un colpo di testa, c'è una rovesciata da parte di un nostro avversario, c'è una grande, ma non una grande, ma una grandissima, muovo pure la telecamera, una grandissima parata da parte di Gianluigi Buffon, veramente una parata, ribadisco, con un colpo di reni che mi ha fatto veramente pensare che non abbia 42 anni, ma ne abbia 22. Quindi tanti complimenti a Gigi per questa grande parata che finalmente, diciamo, ha dimostrato, ha lasciato anche un po' perdere tutte quelle polemiche. Gli dicevano: ma tu sei vecchio, sei brutto, sei stanco. Anche su YouTube gli hanno detto di tutti i colori a Buffon. Vabbè, speriamo che questa parata almeno possa ridargli un pochino di dignità, anche se la dignità non l'aveva mai persa, secondo me. Per quanto riguarda la prestazione sono contento. Ronaldo fa 701 con un gol che devo dire, ma mi è piaciuto veramente molto, perché finalmente ho visto Ronaldo un po' più. Sapete quando tu dici sì, Ronaldo che okay, però potrebbe fare di più stasera? Ronaldo famelico proprio, sarà il traguardo dei 700 gol, sarà, non lo so, il capello liftato, sarà la terapia della ragazza che c'è a casa, ma Ronaldo veramente ha fatto una prestazione ottima, senza considerare, ragazzi, la prestazione di Higuaín, che si è speso veramente molto per la squadra, e quindi io veramente non c'ho nulla da dire su Higuaín se non complimenti. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, siamo in vetta alla squadra, un Bologna che comunque però ha giocato molto bene.